Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omenz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Buona domenica ragazzi, siamo qui con la carriera allenatore con il Newcastle e vi ricordo che giovedì appena passato è uscito il quarto episodio della carriera allenatore. Mi raccomando ragazzi, non perdetevelo perché è stato secondo me un episodio incredibile, davvero veramente fantastico. Quindi non perdetevelo, ve lo lascerò qui a schermo. Grazie per tutti i consigli che mi state dando e per gli apprezzamenti che state dando a questa carriera. Continuate a consigliarmi comunque delle eventuali modifiche da fare sotto nei commenti. Vi ringrazio ragazzi perché sto mettendo tutto me stesso in questa carriera allenatore, anche per convincere chi magari non aveva votato il Newcastle o addirittura chi non aveva votato la Premier League. Sto cercando di creare qualcosa di incredibile, emozionante. Sto dando veramente tutto me stesso nella continuità dei video. Spero che apprezziate, perché io carico domenica, il martedì un altro video e il giovedì ancora carriera allenatore. Quindi due episodi settimanali più un altro video che magari potrà essere la carriera giocatore. Oggi ragazzi, da calendario abbiamo una partita di Capital One Cup, diciamo il secondo turno: Chelsea, Manchester City e Norwich. Sarà un episodio abbastanza importante. Per questa partita contro l'Huddersfield, esatto, ho intenzione di utilizzare questa formazione. Fatto giocare i panchinari, ecco, contro questa squadra, anche se Aarons in realtà non è proprio un panchinaro, ma voglio farlo giocare per dargli continuità. Quindi Darlow, Haidara, Lascelles, Adara, Bioio, Castagne, Saive davanti alla difesa, Aarons e Townsend sulle fasce, Nouri, Mitrovic e Perez. Ragazzi, forza Newcastle e sempre sul pezzo, noi ci vediamo in partita. Castagne, bella palla per Nouri, il tiro di mancino di Nouri, ragazzi, oh Dio, che gol ha fatto Abdellak Nouri di mancino. Suppongo sia destro lui, ma a questo punto mi viene da pensare ambidestro. 18 anni questo ragazzo. Dopo 4 minuti e 50 secondi passiamo in vantaggio. Si è liberato benissimo qua, non lo pressano, il tiro di mancino e niente da fare, tiro perfetto e si merita questo gol. Questo ragazzo è veramente giovanissimo, incredibile. E adesso possiamo ripartire con Townsend. Abdellak Nouri. Cioè, dall'altro lato Aarons che corre. Corre a Rolando Aarons. Il tiro a giro di Aarons. Deviata a Davidson. La traversa e poi Stier la para. Nouri. In profondità per Mitrovic. Che è lentissimo. Mamma mia, ragazzi. Mitrovic. Quasi non lo sopporto più. Perez, bellissima palla per Aarons, Rolando Aarons, 2-0, e qui Perez fa veramente tutto bene, controlla, stop, mantiene a distanza l'avversario, pallino perfetto per Aarons, che dal di lì non sbaglia, tiro a incrociare, guardate qua Perez, benissimo, Aarons di mancino, gran gol, 2-0, molto contento per Rolando Aarons, fenomeno vero. Ragazzi, finisce qui il primo tempo, ma sono contrariato, devo dire, dalla prestazione di Mitrovic. Sta sbagliando qualunque cosa possibile, veramente. È frustrante, frustrante è il termine giusto. Attenzione a Patterson! Che imbucata dell'Huddersfield, inaspettata. La riapre incredibilmente, qua hanno giocato bene. Purtroppo è questo il limite del 4-4-2 centrocampo a Roma, che non riesco a dare copertura bene alla difesa. Nouri. Non è male la palla per Mitrovic, ma è lento. Sembra che c'ha un carro armato attaccato al culo. Attenzione a Patterson, la mette in mezzo! Wells, e ragazzi, qui dobbiamo stare attenti, veramente. Townsend. La mette in mezzo Townsend, dove arriva Perez! Ayol Perez! 3-1! E probabilmente la chiudiamo qua, gol meritatissimo per Perez. Ottimo cross di Townsend, sembrava lungo ma Perez ci è arrivato bene. Perez ci è arrivato molto bene. Gran stacco di testa, è andato molto alto, 3-1. Dumbia, fa andare Saive. Saive, è morto poverino, Saive! Il tiro fuori di Saive, incredibile, non ce la facevo più. 3-1, bella vittoria, bella vittoria.
Andiamo a vedere le valutazioni importanti, importanti, perché Mitrovic 5, ragazzi, Mitrovic non ho descrizioni per lui. Allora, non so perché il migliore in campo è Castagne. Secondo me il migliore in campo è uno tra Nuri e Perez, anche se gli hanno dato questi voti. Ci avviciniamo alla partita contro il Chelsea, solo 3 giorni per riprendere le forme. Dato Krul si lamenta, ragazzo mio, non ti ho fatto fare una partita, stai tranquillo. Andiamo a rifare la formazione titolare. Ok, Newcastle Chelsea, ragazzi, al St. James Park. Questa è la nostra formazione, la titolare. Abbiamo i 4 di difesa composti da Wendel, Mbemba, Miazga, Jan Mat, Shelby, Wijnaldum, Aarons, Meyer, Martins e Gameiro. Andiamo a giocarci questo match contro il Chelsea. Eccoci qua, al St. James Park, Newcastle Chelsea. St. James Park ancora imbattuto in questa Premier League. Incredibile quello che sta costruendo il Newcastle in queste prime giornate di questo nuovo campionato. Oggi sfidiamo il Chelsea, ragazzi. È inutile che vi parli del Chelsea, è inutile che vi dica la difficoltà di questa partita. Tecnicamente è uno scontro diretto, ma dopo 6 partite giocate è difficile comunque chiamarlo così. Per il momento siamo un punto dietro il Chelsea. Sarebbe una bella cosa mantenere comunque le giuste distanze. Siamo la miglior difesa, ragazzi, ci sta. Siamo solo a un punto da Manchester United e Chelsea. Abbiamo giocato bene le prime partite. E niente, sono abbastanza teso. Sempre sul pezzo, ragazzi, e forza Newcastle. Attenzione Gameiro, che si gira! Gameiro! Ci facciamo vedere dopo solo 2 minuti. Il tiro di Gameiro troppo alto, però. Attenzione a William. Bellissima chiusura di Wendel, che può far ripartire anche già Rolando Aarons. Aarons può andare. C'è di là Gameiro, brutta palla di qua di Aarons. Attenzione ad Hazard, che se ne va Miazga. Miazga ex della partita. Non lo chiudono bene. Non lo chiude bene Miazga qua. Gli sta sull'esterno e dovrebbe stare sull'interno. Però Hazard tira sul fondo. Jan Mat fa viaggiare Meyer. Meyer contro Obi Mikkel. Meyer riesce a metterla in mezzo. Arriva Gameiro. Zuma lo anticipa e mette in calcio d'angolo. Attenzione ragazzi, perché si è fatto male Wijnaldum. In un contrasto si è fatto male Wijnaldum. E questo è un brutto infortunio. Purtroppo non si è rialzato Wijnaldum. Speriamo che non sia niente di grave. Qualche settimana, ecco. Speriamo non qualche mese. Oscar la mette in mezzo, dove c'è Diego Costa che colpisce di testa. La palla fuori di poco. Che partita però, da una parte e dall'altra. Attenzione, Oscar il tiro! Krul, alzati Krul! Bravo. Finisce qui il primo tempo. 0-0. Bella partita. Attenzione, esci Krul! Oscar qua si mangia un gol. Qua sbaglia tutto Oscar, bruttissimo tiro, avevamo lasciato troppo spazio, l'avevo visto il buco. Detto così fa strano, però l'avevo visto veramente. Gameiro, davanti a Courtois! Che parata di Courtois, l'avevo piazzata. No, ripartivamo, peccato, 0-0. E St. James Park resta imbattuto, ragazzi. Che fatica, voi non immaginate neanche quanto sono sudato. Ve lo dico, fa schifo, ma ve lo dico, perché è stata una partita incredibile. Il Chelsea come veniva in avanti era pericoloso. Vedete però il possesso palla tutto del Chelsea, perché noi ci siamo più difesi che attaccato. Abbiamo più difeso che attaccato e abbiamo giocato una discreta partita in realtà. Abbiamo giocato una discreta partita. Meyer era ovunque. Sono contento perché abbiamo fatto un buonissimo 0-0. Questa qui è la classifica. Il Manchester United ha una partita giocata in meno ed è prima 15 punti a pari merito con il Chelsea. Noi siamo a pari merito con il Manchester City e la prossima partita è proprio contro il Manchester City. Siamo qui ragazzi, siamo qui, ce la stiamo giocando. Facciamo gli allenamenti. Andiamo a vedere cosa si è fatto Wijnaldum. 3 mesi. Frattura alla caviglia. Cazzo, questo non ci voleva. Povero Jorginho Wijnaldum. Non si meritava tutto questo. Era il mio punto forte, il mio punto fermo della squadra. In bocca al lupo a Wijnaldum. Dopo la brutta notizia dell'infortunio di
Jorginho Wijnaldum. Eccoci qui all'Etihad Stadium contro il Manchester City. Cerchiamo di portare a casa un buon risultato anche per il nostro giocatore che starà fuori 3 mesi. Purtroppo. Questa è la classifica, l'abbiamo già vista prima. Insieme al Norwich siamo un po' l'outsider, diciamo così. Questa è la formazione del Manchester City: Hart, Sagna, Otamendi, Mangala, Kolarov, Navas, Delph, Fernandinho, Sterling, Silva e Wilfred Bony. In panchina c'è Aguero. Incredibile. La nostra formazione la conoscete già. Sempre sul pezzo, ragazzi. E forza Newcastle. Attenzione qua, Silva, il tiro di Silva, Krul, occhio che il Manchester City è pericolosissimo, lo sappiamo. È pericolosissimo improvvisamente. Aarons, respinta corta, Delph, indietro per Bony. Krul, sicuro. Maximilian Meyer, arriva in mezzo Gelson Martins, forse un po' in ritardo, Kolarov riesce a chiudere. Saive, che bella palla che ha recuperato, Saive, largo per Gameiro. La finta di Gameiro, il tiro a giro di Gameiro! Hart, che parata. Molto bene Kevin, molto bene. Lancia Gameiro. Porca miseria che chiusura che ha fatto Mangala, incredibile. Col piede dietro. Il famoso piede dietro. Facciamo una fatica bestia perché il Manchester City a centrocampo è... Cioè, il Manchester City in generale... È fisicamente bestiale, Fernandinho. Io non riesco manco a superarlo. Attenzione a Kolarov! E qua si mangia un gol incredibile. Siamo molto fortunati anche, siamo molto fortunati. Gelson Martins riesce ad andarsene a Kolarov, che poi mette il braccio davanti e non ci fa più passare. 45esimo del primo tempo, 2 minuti di recupero e Sterling corre, ma c'è Jan Matt. Grande chiusura. Finisce qui il primo tempo, 0-0. Siamo fortunati perché il Manchester City non sta sfruttando al meglio le sue occasioni e per il momento riusciamo a tenere. Gameiro da 30 metri, va Kevin Gameiro, palo di Gameiro, poi Jan Matt deviato. Che punizione ha tirato Gameiro. Oh, attenzione perché qui ha Hart più palo, la palla è mezza entrata ragazzi. La palla è mezza entrata. Miracolo di Hart. Miracolo di Hart incredibile. Mi sono sparato tutti e tre i miei cambi, ragazzi. Ho fatto entrare Pratt, Correa e Perez. Eccolo subito Pratt, chiamato in causa. Pratt si gira, se la mette sul destro. Il cross in mezzo, la palla arriva a Wendel in qualche modo. Wendel, gran pallone recuperato. Gameiro per Perez, centrale. Cosa ho spinto? Attenzione a Fernandinho. Fernandinho entra in area. Fernandinho, non riusciamo a chiuderlo, raga. Krul, poi Sterling, non ci arriva. E Pratt la respinge. Abbiamo un buco di culo, ragazzi. Allucinante. Bravissimo Krul, ma per i rimpalli dopo, davvero un buco di culo incredibile. Deve stare qui con la testa. Guardate Otamendi, ragazzi. Guardate Otamendi che è praticamente in area. Io metto contropiede che si riparte a bomba. Vediamo se Perez riesce a recuperarmi sto pallone. Perez, fa andare Pratt. Pratt, fa andare Shelby. Shelby, c'è fuori Hart. Arriva Correa, anche Correa. 1-0, incredibile Newcastle. All'81esimo, passiamo in vantaggio. Avevo appena messo il contropiede. E guarda, siamo in 6. Guardate il contropiede, che effetto che fa. In 6. Shelby non ci arriva, arriva Correa che di mancino buca Hart. Incredibile. Il Newcastle passa in vantaggio. Adesso andiamoci a coprire, ragazzi. Mamma mia. Copriamoci perché sarà un assedio. 5 minuti alla fine del match. Vediamo se riusciamo a tenerla. Miazga. Correa. Sì che è parito Perez. È uscito anche Hart. La palla è lì. Correa. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa completamente a caso. Saive, Pratt, Perez, per Gameiro! Alta! Perché hai tirato di mancino? Spettacolo Newcastle, ragazzi, spettacolo. Gameiro, fa partire Correa. Il City non c'è più. Correa,
Pergamero! Joe Hart, che miracolo! Ma il Newcastle incredibile alla ricerca del secondo gol. Il Manchester City è completamente in palla. Save! Fa andare Perez, incredibile! Incredibile Perez! Perez la dà Praé! Praé davanti a Hart! Praé! Denis Praé! 2-0 al 90esimo! Più recupero! La chiude il Newcastle! Incredibile! Incredibile, ragazzi! Veramente qualcosa di allucinante! Il Manchester City si è scoperto una volta, l'abbiamo bucato e poi abbiamo sfruttato tutti i buchi che hanno lasciato per cercare di recuperare nel pareggio. Qui Praé, il suo pane di destro, l'ho piazzata, ragazzi, come mi avete detto voi. Ma incredibile, incredibile, incredibile. Questo Newcastle ci sta regalando veramente delle emozioni pazzesche, veramente pazzesche. Non me lo sarei mai aspettato. Correa all'82esimo e Pratt al 90esimo. Finisce qui all'Etihad Stadium. Il Newcastle passa 2-0 sul Manchester City. E ci passiamo sopra proprio. Difesa incredibile, Krul fantastico. Andiamo a vedere le valutazioni perché voglio vedere sulla carta i nostri voti. Pratt ha cambiato la partita, appena entrato. Justin Mardis purtroppo ha giocato male, ma abbiamo ho fatto i cambi perfetti. Ho fatto i cambi veramente perfetti. Ho fatto entrare Pratt, Perez e Correa e ho cambiato la partita. Gamero là davanti è spettacolare. Signori, non so veramente cosa dire. Sto mettendo veramente tutto me stesso in queste partite e ci sono i risultati. Io adesso ovviamente non mi aspetto di vincere la Premier League, ovviamente, però mi aspetto una stagione al top perché sto cercando di ricostruire la squadra e per il momento ci sto riuscendo. Andiamo a fare la sessione di allenamenti. Ok, la classifica per il momento è questa. Manchester United a 19, Chelsea a 18, Newcastle a 17, tiene Norwich a 16 punti. E vediamo la cosa più clamorosa, che è il Liverpool, è a 4 punti e il Southampton a 2. Incredibile, veramente. E io che credevo che quella con Norwich City fosse una partita, diciamo così, una partita normale, non lo è, ragazzi. Non lo è perché siamo a uno scontro diretto, contro il Norwich è veramente, veramente uno scontro diretto. Andiamo a giocarci questa partita. Eccoci qua, al St. James Park, Newcastle Norwich City. Non avrei mai pensato di dirlo, ma questo stadio ci sta regalando emozioni uniche. Veramente emozioni mai provate, perché a questo punto Questo stadio è ancora imbattuto. E guardate la nostra posizione in classifica. Potremmo veramente salire anche secondi battendo il Norwich. Se siamo qui con la testa, credo che siamo in grado di farlo. Però concentrati, sempre sul pezzo, forza Newcastle. Non sarà una partita facile questa. Pratt, bella palla per Perez. Perez la mette in mezzo, dove c'è Gamero, non ci arriva, anticipato da Jarvis. Attenzione, Naismith, Krul. Non so più come dirtelo, Krul, sei un fenomeno, una bestia. Veramente una bestia. Attenzione, Naismith, la palla resta lì, Krul. Krul è incredibile. Finisce qua. 0-0 tra Newcastle e Norwich. Partita così, non abbiamo giocato molto bene. Pensare che il migliore in campo è sempre Krul. Abbiamo fatto una bella partita, sinceramente. Peccato, perché avevamo una buona possibilità, non l'abbiamo sfruttata. E purtroppo, ragazzi, non si può pensare di restare sempre in alto in classifica. Però per il momento ci sta andando bene. Nel prossimo episodio vediamo Sunderland. Ottavi di finale di Capital One Cup contro il Manchester City, Stoke City e poi Bournemouth, chiamatelo un po' come volete. Volevo andare a vedere un attimo i tabelloni. Questi sono gli ottavi di Capital One Cup. Siete sfigati in realtà, siamo stati molto sfigati a prendere il Manchester City. Va bene ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Noi ci vediamo giovedì nel sesto episodio di questa carriera nella torre con il Newcastle. Anche oggi episodio
incredibile, veramente. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.